Un attimo perché vedo un drappello di gente lì con Sara Mariani davanti a Palazzo Chigi. Vedo Zaia, vero Sara? Che sta succedendo? Una montagna di soldi per calcolare i costi standard. Dall'altro la necessità di riconoscere poteri commissariali Presidente della Regione, perché se vogliamo veramente essere incisivi nell'azione di governo regionale è fondamentale che quando c'è un problema di dissesto idrogeologico si possa intervenire tempestivamente, che si possa alienare tutto il patrimonio pubblico, non con tutte le pastoie burocratiche che abbiamo oggi, che ci fanno passare anni prima di vendere un palazzo. Va bene, allora questo è quello che succede davanti a Palazzo Chigi, dove stanno uscendo in questo momento i presidenti di regione. Sarebbe interessante sapere però che hanno parlato con Renzi. Sarebbe interessante sapere com'è andata. Sarebbe interessante sapere com'è andata, ma in questo se c'è un accordo, se cosa si sono detti. Abbiamo difficoltà di capire che cosa realmente stia dicendo Zaia. No, possiamo tornare per un attimo su Zaia? Esatto. Però che il problema non sono i 18 miliardi di tagli e i 6 miliardi 250 milioni totali da Monti in poi, compresi su questi ultimi 4. A carico delle regioni. Il vero problema è come si taglia e dove si va a tagliare. La sanità, io non intendo proprio toccare la sanità, dico che la regione del Veneto fa la sua parte come sempre, dopo aver visto l'applicazione dei costi standard. I costi standard sono una sfida per le regioni e per il governo. Allora, qui si continua a parlare di costi standard, si continua a parlare di costi della regione che dice la manovra finanziaria, le regioni devono tagliare per 4 miliardi e ovviamente Zaia, ma un po' tutti i presidenti di regione... No, di più devono tagliare, perché c'è il taglio di Monti, il taglio di Letta, il taglio di Renzi. Sono 5 miliardi e 7, va bene, benissimo. Sono spese, certo, che si accumulano negli anni. 5 miliardi e 7. E Zaia, con tutti gli altri presidenti di regione, anche Chiamparino, anche colonne del Partito Democratico, persino Renziano, dicono di no. Allora oggi si cercava di capire che cosa poteva succedere, ma c'è Sara Mariani, riusciamo a collegarci per un attimo? Sara, qual è l'impressione che hai all'uscita dei governatori delle regioni italiane? Deve togliere il microfono, probabilmente non ci riusciamo. Vabbè, da un attimo, appena Sara ci dà un po' il senso delle cose, cerchiamo di capire da lei.